Atmosfera Milano 2.0, siamo con Cristiano Callegari. Vabbè, sei un blogger, però sei anche un esperto in social media marketing. Cosa pensi di questa social media week? Se è importante per Milano, se ci rivaluterà un po' agli occhi del mondo che ci considera un po' il fanalino di coda? Beh, guarda, decisamente interessante e importante questo evento che si svolge per la prima volta a Milano. E vengo subito al punto che ci interessa, che è il turismo. Oggi stiamo partecipando a questa sessione di Social Media Week Better Tourism e c'è un sacco di gente. Il posto è bellissimo, ma è un po' angusto, fa caldo. E per fortuna ogni tanto usciamo ed entriamo per fare delle interviste. E stiamo vedendo parecchie cose molto interessanti sul tema social media e turismo. Noi di Ambito 5 siamo venuti a portare la nostra case history, la nostra testimonianza virtuosa sul nostro cliente Zurigo Turismo, dimostrando che con un investimento in realtà non eccessivo da parte del cliente, tanta creatività e buona volontà e soprattutto mettendo gli strumenti del Web 2.0 nelle mani delle persone e portandole a Zurigo e lasciandole poi libere di raccontare la città in rete. Abbiamo creato un sistema di produzione e amplificazione dei contenuti che funziona molto bene sulla rete, anche ovviamente in ottica SEO. Raccontami un po' di questo blog tour, come scegliete i blogger e dove li portate, cosa gli fate fare? Allora, il blog tour è uno degli accessori degli strumenti di questo sistema integrato Zurigo 2.0. Periodicamente, in occasioni particolari legate a eventi o a occasioni stagionali, che ne so, della città di Zurigo, organizziamo dei mini tour di un 2 o 3 giorni in cui 4 o 5 blogger italiani vengono mandati da noi a Zurigo a scoprire la città, a fare delle esperienze. Abbiamo fatto dei blog tour, abbiamo fatto un primo blog tour. Che era una sfida, era vieni a scoprire con noi la Zurigo low cost. Naturalmente Zurigo ha fama di essere una città eccessivamente cara, noi in 2 giorni resistendo, divertendoci con 150 euro a testa abbiamo trovato questa via alternativa che abbiamo chiamato Zurigo low cost. Da allora ne abbiamo organizzati altri 5-6, il prossimo lo faremo a fine novembre in occasione della grande mostra di Picasso che sarà aperta a Zurigo fino a febbraio al Kunsthaus. E stiamo guardandoci intorno sulla rete per selezionare le persone più adatte da mandare. Gran parte del successo di un blog tour dipende dalla scelta del team, dell'equipaggio, che è poi la vera squadra che va sul campo a scoprire le cose. Quindi noi quando abbiamo composto un buon equipaggio, equilibrato, versatile, curioso, che naturalmente si è affiatato internamente, sappiamo che siamo partiti col piede giusto perché poi le dinamiche personali all'interno del gruppo e le dinamiche del gruppo verso l'esterno della rete, del web sociale, sono quelle che produrranno i migliori effetti dal punto di vista dell'amplificazione dei contenuti.